Grazie Signore per il suo servizio in mezzo a noi. Grazie Signore per il suo impegno pastorale. Grazie Signore per la sua testimonianza di prete e religioso contento, sempre positivo e propositivo, disponibile anche al di là delle proprie forze. Mi dicevano che pure in quest'ultimo periodo, con una salute molto precaria, si era dato la pale come poteva per l'oratorio, per lo stare un pochino con i ragazzi, scendeva per le confessioni, era presente in comunità. Grazie Signore per questa testimonianza. Alla comunità dei Padri Agostiniani, il grazie della nostra diocesi per la loro presenza. E grazie per Padre Mario. Credo che l'ordine di questa comunità di Agostiniani e la nostra Chiesa abbia perso un collaboratore. Ma credo, ed ecco la nostra speranza cristiana, che abbia acquistato un intercessore in cielo. Un intercessore insistente per il suo ordine, per questa comunità di Viterbo, per la nostra Chiesa di Viterbo. Abbiamo un intercessore in più e questo ci sprona a continuare con generosità il nostro impegno pastorale, il nostro servizio all'interno della Chiesa come consacrati, sacerdoti o laici. E soprattutto ci ricorda che la vita di Padre Mario è una testimonianza, che il desiderio dell'incontro con Dio, il posto vuoto lasciato da un buon fratello, il suo sorriso e la sua gentilezza non più presenti, se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ecco la fede che professiamo. E in questo pellegrinaggio ciascuno di noi è chiamato ad essere costruttore di bene. La prima lettura. Quasi anticipando quella comunità dei santi, comunione dei santi in pienezza che realizzeremo in cielo. E per un sacerdote questo pellegrinaggio è caratterizzato dall'essere presenza di Cristo pastore e per un religioso un invito costante ai valori trascendenti, ai valori del regno, alla vita eterna. E noi ringraziamo il Signore, ma veramente come chiesa locale, per la presenza di Padre Mario, sia come parroco di questa parrocchia della Trinità, sia come priore della comunità agostiniana, sia come insegnante per lunghi anni nella scuola del Paradiso, come confessore anche di alcuni sacerdoti, come persona sempre disponibile. Se chiudiamo gli occhi e pensiamo a Padre Mario, vediamo una persona serena, anche nell'ultimo periodo, ed era consapevole. L'ho incontrato il giorno in cui è uscito da Villa Rosa, dove in tutto il periodo della pandemia, pur essendo ricoverato gravemente all'ospedale, ha portato avanti compito di cappellano dell'ospice e della comunità. L'ho incontrato al repertorio, sorridente, sereno, sto bene, anche se soffre il mio cuore, ha una capacità molto ridotta di funzionamento. Scherzavamo la sua vestaglia rossa e me l'ha regalata un cardinale, lascia lei, stia tranquillo, dico, ma mi sa che la consumerai a lungo prima di lasciarla a me,
è rimasto al repertorio con la sua comunità, proprio nella convinzione di un servizio generoso, sereno, gentile anche nel tratto. Ricorremmo a lui, archivista fermato, per le informazioni e i documenti. Aveva preparato, e spero che per il trigesimo la possiamo pubblicare, una piccola storia, libretto sulla Madonna Liberatrice, e ha raccolto, con la pazienza di un certo tipo, tutti i documenti che in questi 700 anni sono stati prodotti o dalla Santa Sede o dal Comune di Viterbo per onorare e festeggiare la Madonna Liberatrice.